Recentemente Planet Manga ha pubblicato un elenco delle serie nel loro catalogo che verranno ristampate nei prossimi mesi. Tra queste è presente Buonanotte Boom Boom, la storia probabilmente più famosa di Inio Asano, autore che nell'ultimo anno è divenuto molto popolare uscendo un po' da questa cerchia di lettori di nicchia e quindi molti vogliono approcciarcisi. Per cui moltissimi lettori che non avevano avuto modo di recuperare questa storia hanno preso la palla al balzo per volerla recuperare e moltissimi infatti si sono detti entusiasti di queste ristampe. E io voglio dirvi per quale motivo non dovete comprare questa storia. O meglio, non dovete acquistarla se non avete letto e conoscete abbastanza l'autore, oppure peggio, se questo sarebbe il primo approccio che avete con lui. In quanto massimo esperto qua su YouTube, ma che dico su YouTube in Italia, di Inio Asano, penso sia io la persona migliore per parlarvene. Infatti molti di voi saranno rimasti un po', penso, sconvolti del fatto che io, che ho sempre consigliato l'autore, faccia un video per dirvi di non acquistare una delle sue storie. Buonanotte Boom Boom è una pubblicazione un po' diversa da quelle che solitamente accostiamo all'autore, che ha sempre realizzato storie brevi, brevissime, oppure racconti, raccolti poi in volumi di storie brevi. Buonanotte Boom Boom invece è una vera e propria serie, composta in 13 volumi, che vuole essere un vero e proprio racconto di formazione, ovviamente alla Inio Asano maniera. C'ho dei capelli orribili, mi sono scordato il cappello. In questa storia, molto di più ampio respiro, l'autore inserisce tutto quanto quello che era stato il suo percorso e quella che era la sua poetica all'interno di questa storia, con tutte quante le varie evoluzioni che questa ha assunto. Infatti, leggendo Buonanotte Boom Boom, troverete tutti quanti i temi che l'autore aveva già inserito all'interno delle altre storie. Temi che per un lettore che non ha mai avuto modo di approcciarsi alla sua lettura possono risultare un po' ostici, un po' complicati da capire, visto che chiude molti cerchi tramite il personaggio di Punpun, tutta quanta la sua famiglia e quella che è la sua crescita. È indubbiamente una storia particolare, una storia che sicuramente è bellissima e non voglio negarvelo, non è che ve la sto sconsigliando perché è brutta, ma non la reputo comunque una serie perfetta, che soffre molto dell'inesperienza dell'autore nel cimentarsi con storie di così ampio respiro. Tutte quante le tematiche, come la crescita, l'ansia verso il domani, i personaggi che lui solitamente trattava, che erano ai tempi suoi coetanei, 25enni appena usciti dall'università, che facevano i fritter, categoria di giapponesi a metà tra i ragazzi e gli adulti che non riescono bene a trovare un posto nel mondo e che vivono facendo lavoretti saltuari o lavori part-time, comunque tutte quante cose che non danno una stabilità vera e propria e non danno la possibilità di farsi una famiglia. E questa è ovviamente una cosa fortemente generazionale. L'autore infatti appartiene a quella che è la generazione X, successiva a quella dei baby boomer, i famosi boomer che adesso su internet sono semplicemente i vecchi che non capiscono la tecnologia, ma che avrebbe anche un senso storico. Ricordiamocelo. Infatti, per i ragazzi cresciuti nel boom economico, solitamente si andava a finire a fare i salaryman. Molti mangaka hanno raccontato questo con tutti quanti i problemi che potevano comportare questi lavori per questi ragazzi che si trovavano poi ingabbiati all'interno di lavori d'ufficio, che per una bassissima retribuzione portava totalmente via la vita sociale, l'esistenza di chi questi lavori si trovava a farli. I personaggi di Inio Asano invece crescono e si muovono in un Giappone che sta attraversando una crisi. E per questo, se nei manga precedenti magari si poteva annusare una certa speranza verso il domani, in un Giappone che si era ripreso dalla guerra, con un'economia che andava sempre meglio e quindi si pensava che il futuro potesse essere radioso, nei personaggi di Inio Asano invece si percepisce moltissimo di questo pessimismo che poi è diventato canone stilistico dell'autore. Lo stesso Inio Asano, crescendo e oramai attivo da più di 20 anni, ha molto cambiato la sua opinione riguardo i fritter. All'inizio la vedeva come una cosa dettata dalla società, mentre poi invece ha detto comunque, scagliandosi anche un po' contro ai ragazzi
che poi si buttano in questo tipo di lavoro di doversi impegnare di più per trovarsi un vero e proprio futuro, come ha fatto lui divenendo un fumettista affermato. Tutta quanta quella prima lui l'ha passata come un autore che doveva comunque consegnare molte tavole per cercare di far vendere i suoi fumetti, che erano chiaramente molto diversi da quello che era il mercato mainstream e quello che funzionava e vendeva in Giappone. Adesso il mercato invece si è molto ridimensionato, tantissimi dei lettori che leggevano Shonen Jump negli anni 90 o anche nei primi dei 2000 con i Big Free ora sono cresciuti, i ragazzini non leggono più e di conseguenza questo pubblico, che adesso è quasi la maggior parte, cerca anche molto le storie seinen, categoria di manga che sta andando sempre più per la maggiore e che vendono molto di più. Ce ne accorgiamo dalla miriade di serie che vengono segate su Shonen Jump, da quelle che si pensa possano funzionare che invece non riscontrano nel pubblico grande interesse, e anche nel fatto che moltissimi seinen vincono all'interno dei concorsi indetti dagli editori o per chi si voglia, anche nelle categorie comunque generali. Infatti in Inio Asano il mestiere del fumettista cambia molto, è uno che ha sempre cercato di raccontare quello che gli era vicino, quello che viveva, in modo da conoscerlo al meglio, e è proprio per questo che ha reso le sue storie così accattivanti per i giapponesi, che potevano riscontrarcisi benissimo nei suoi personaggi. Una generazione sua coetanea che si riconosceva nei suoi personaggi e nelle dinamiche che i suoi personaggi, comunque sempre molto folli, grotteschi e filtrati dalla sua poetica, riuscivano a avere comunque nelle storie. Nelle sue prime storie infatti i fumettisti erano sempre giovani, erano sempre degli assistenti di mangaka, dei ragazzi che cercavano di vivere di questo, quindi dovevano fare tantissime tavole mettendo il lavoro prima di tutto, tipico anche della società giapponese, ma questo portava a perdere moltissime delle amicizie, perché mentre i tuoi coetanei che facevano i frider uscivano a bere, te dovevi stare là perché magari avevi una consegna il giorno dopo, quindi le passavi, così come l'autore ha passato in quel periodo le giornate chine sulle tavole. E anche per questo motivo che trovo molto strano che alcune persone che si sono approcciate in primis all'autore con Reiraku abbiano apprezzato così tanto questa storia. In Reiraku l'autore prende un fumettista che è oramai affermato, che ha avuto una grossa pubblicazione che è andata molto bene e che deve cercare di riconfermarsi. È un autore sulla quarantina che attraversa anche, possiamo dire, una crisi produttiva, ma anche di mezza età, diciamo. La storia rimane molto apprezzabile, anche se non avete mai letto niente dell'autore, non ho sentito praticamente mai pareri negativi anche da parte di chi ci si è approcciato la prima volta con lei. Però penso sempre che vi manchi un qualcosa che deriva da tutte quante le storie che l'autore aveva raccontato prima, perché sempre aveva parlato di mangaka, ma mai l'aveva fatto con un volume monografico incentrato totalmente su quello con un protagonista che è un mangaka. Lo ritroviamo praticamente in moltissime delle sue storie brevi, dove c'è sempre un fumettista, e anche in Buonanotte Pum Pum a un certo punto una delle amiche del protagonista vuole intraprendere quella strada. Porta i suoi lavori ad un editor che gli dice esattamente quello che Inio Asano si sarà sentito dire sempre dagli editor nella sua carriera, e infatti quell'editor è similissimo a lui, un po' come se l'autore capisse che in quel tempo il suo percorso era un unicum e il fatto che lui fosse riuscito a campare di manga facendo quei prodotti così lontani da un certo tipo di mercato che si pensava potesse vendere in quegli anni e quelli prima sia stato effettivamente un bucio di culo, oltre che il grandissimo talento che lui sicuramente ha e è consapevole di avere. Così come la storia di crescita di questo ragazzino che noi conosciamo all'inizio alle elementari da piccolissimo è derivato dal fatto che l'autore aveva oramai raggiunto i 30 anni, per cui non riusciva più a capire che cosa il pubblico volesse. Infatti lui diceva che se un ventenne magari dai fumetti voleva anche un qualcosa di più del semplice intrattenimento, perché magari è un ragazzo curioso che vuole comunque nel periodo dell'università formare una sua idea riguardo il mondo e che ha comunque del tempo libero per ragionare, per pensare e anche da dedicare ai manga con letture più impegnative. Oramai raggiunti i 30 anni si deve cercare di pensare alla vita vera, per cui lui non riusciva a capire che cosa volessero i trentenni, che per lui comunque erano persone che una volta staccate
mercato da lavoro non volevano buttarsi su storie troppo impegnative, ma che cercavano un intrattenimento più di svago, quindi dai fumetti cercavano sicuramente un qualcosa di diverso rispetto a un ventenne. Proprio per questo l'autore in quel periodo ha fatto delle storie come La ragazza in riva al mare, dove i protagonisti sono degli adolescenti, oppure Pum Pum, che è una vera e propria storia di crescita, forse pensando anche di poter acchiappare un pubblico un po' più giovane di età. Però magari un 35enne non si sarebbe potuto rispecchiare tanto in Pum Pum, così come non si sarebbe rispecchiato in Solanin. E comunque, come dicevo prima, la storia non è priva di difetti, la reputo sicuramente molto bella, ma ci sono all'interno delle parti oscure, dei personaggi molto opachi che, a differenza delle storie di prima di New Asano, a parte rare eccezioni, non sono così tanto facili da intelleggere, specialmente per chi non conosce il modo in cui lui li scrive, i personaggi. Allo stesso modo, alcune parti della trama possono essere un po' troppo prolisse, vengono aperte delle side story, in particolare ce n'è una che si dipanerà nella seconda metà della serie, che sembra buttata lì in maniera molto riempitiva e che pare un po' cozzare con quello che era lo spirito dell'opera e con il fatto di volersi soffermare sulla crescita di Pum Pum. Sono convinto che l'arte in generale non vada troppo programmata nel suo incontro, ma che vada appunto incontrata e spesso presa in faccia. Approcciarsi a Buonanotte Pum Pum con delle aspettative altissime, perché tutti quanti che probabilmente dell'autore hanno letto quello e poco altro, che non pensano di poterne parlare male perché tutti quanti dicono che è un maestro, mica si può dire che questa opera non l'ho capita e che non c'ha senso, altrimenti mi daranno del coglione. Invece è veramente così, quest'opera non l'hai capita perché un senso non ce l'ha. Per cui, come dovete approcciarvi alla lettura di Nio Asano? Essendo oramai un autore che è 20 anni in pratica che scrive manga, anno più anno meno, probabilmente incominciare dall'inizio e andare su non sarebbe neanche sbagliato. Mi rendo conto che c'è un qualcosa di irreperibile, spero per voi che ristampino quanto prima, in particolare What a Wonderful World, che la reputo probabilmente del primo periodo del Nio Asano più giovane, l'opera meglio riuscita. Anche lo stesso Reiraku, tutto sommato, ve lo consiglio, leggetelo, magari apprezzatelo, ma poi quando avrete voglia, se avrete voglia di approfondire l'autore, io ve lo consiglio, ritornateci col senno di poi, visto che essendo quello che l'autore dipinge delle storie di vita, delle storie di persone, la chiave di lettura non è univoca, si rifà molto a quello che è il vissuto di chi sta leggendo e all'interpretazione che gli si può dare in quel determinato momento. Cercare una chiave di lettura, una è univoca, probabilmente è sbagliato e anche un approccio deleterio all'autore, ma così come in tantissimi altri casi. Quello che continuo a consigliarvi sempre per conoscere al meglio l'Nio Asano più maturo e poi incominciare ad approcciarsi ad altre storie è sempre il volume unico Short Stories, che vi ci ho fatto una testa tanta, ve lo lascio il video in cui ne parlo molto approfonditamente qua sopra nelle schede e sotto in descrizione, dateci un occhio. A Buonanotte Pum Pum, arrivateci per gradi quando vi sentirete pronti, anche perché altrimenti lo comprate, ci spendete anche tutto sommato dei bei soldi, poi magari non lo capite, non vi piace, andate a scrivere che Nio Asano è un fumettista mediocre e mi tocca insultarvi. Mi legittimate a darvi dei coglioni? Non lo fate. Io pure che sto adorando Osamu Tezuka, non per questo dopo aver letto i tre Adolf mi sono buttato sulla Fenice. È la storia della vita, il capolavoro dell'autore, e penso che prima io debba effettivamente capire se voglio affrontare quella lettura. Una volta lette altre storie, in particolare quelle del periodo più maturo, ho deciso che la incomincerò. Adesso piano piano incomincerò a prendere i volumi. Per cui spero che questo video vi sia piaciuto, abbiate compreso quello che è il mio discorso. Buonanotte Pum Pum è un'opera meravigliosa, ok, ma non è che dovete leggerla per forza domani. Ok, che essendo Planet Manga probabilmente se non la comprate domani, dopodomani riandrà esaurita un'altra volta e potrebbe essere un problema, però forse conviene aspettare. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciandomi un mi piace, e qua sotto in descrizione vi lascio anche qualche link a Amazon dove potete recuperare alcune delle storie che vi consiglio per approcciarvi all'autore, oppure in caso siate un po' più navigati. E qua sotto in descrizione potrete anche trovare tutti quanti i link ai miei social, seguitemi anche là per non perdervi altri contenuti che qua su YouTube non posso pubblicare, in particolare quelli dove sono più attivo, Instagram e Telegram. Quindi ragazzi, ciao a tutti e noi ci vediamo a un prossimo video.